dell'ex convitto Vittoria Colonna, Fratelli d'Italia va all'attacco e denuncia un degrado senza precedenti. Il partito chiede un'ordinanza di sgombero del sindaco Seri, lui replica, siamo sul pezzo, la bonifica entro il mese di giugno e poi la realizzazione di residenze per anziani. Le Marche superano il traguardo dei 100 trapianti d'organo in un anno, 105 quelli effettuati nel 2022, la regione prima in Italia grazie alla grande generosità dei donatori. L'allegria del Carnevale di Fanno alla Borsa Internazionale del Turismo, a Milano una delegazione dell'ente carnevalesca, la musica rabita e l'assessore Etel Lucarelli. In 12.500 alla seconda domenica del Carnevale di Fano, dopo la notte dei colori, Viale Gramsci si è colorato di maschere, carri, dolciumi e coriandoli pienone su palchi e tribune. Tra poco, dopo il telegiornale, torna Primo Cittadino nei nostri studi il sindaco di Fano Massimo Seri, che risponderà in diretta alle vostre domande. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. In primo piano i problemi di sicurezza e di degrado all'ex convitto Vittoria Colonna. Fratelli d'Italia chiede al sindaco Seri un'ordinanza di sgombero anche per tutelare cittadini e forze dell'ordine. Controlli straordinari disposti dalla questura, blitz congiunti dei poliziotti del commissariato e degli agenti della polizia locale e denunce per il reato di invasione di un edificio, in questo caso il Vittoria Colonna. Non c'è pace per l'ex convitto di Fano, dove nei mesi scorsi più volte le forze dell'ordine hanno identificato uomini e donne, italiani e stranieri, entrati nell'edificio oggi di proprietà dell'Infimites SGR S.p.A. Nonostante le segnalazioni dei cittadini, si sono infatti ripetute le intrusioni in questa struttura, trovate in condizioni di sicurezza e igieniche estremamente precarie. Sull'argomento è intervenuta più volte anche Fratelli d'Italia. Lo abbiamo già segnalato in corso di conferenza stampa il 31 di dicembre e posto che apprendevamo dalla stampa che la problematica era risolta proprio dalle parole dell'assessore Cucchierini, dove diceva grazie all'ultimatum del comune la questione è arrivata al capolinea. In realtà non è vero, perché poi abbiamo assistito nei giorni successivi a continui blitz, quindi continui interventi delle forze dell'ordine in una situazione di degrado di decoro urbano senza precedenti, con illeciti che si consumano all'interno di quelle mura, laddove la proprietà privata a questo punto deve per forza necessariamente trovare una incisività da parte dell'amministrazione comunale per risolvere questo problema. Siamo nel centro storico di Fano e quindi è una situazione assolutamente intollerabile. Luce, se ne discuterà quindi anche nel prossimo Consiglio Comunale? Sì, prossimo Consiglio Comunale passerà la nostra interpellanza, l'abbiamo già presentata qualche giorno fa, non è stata accolta l'urgenza e quindi rientra nel prossimo Consiglio Comunale. Noi chiediamo al Sindaco di provvedere immediatamente con un'ordinanza di sgombero, anticipata con un'ispezione da parte delle autorità sanitarie, perché in quella struttura ci sono condizioni igienico-sanitarie indicibili e a tutela anche delle forze dell'ordine, che comunque devono provvedere in maniera periodica al controllo della struttura, è necessario assolutamente che si provveda a emanare un'ordinanza per lo sgombero totale, perché è l'unico atto formale con cui finalmente si potrà risolvere la questione. Dietro l'ordinanza la proprietà dello stabile sarà costretta a sgomberare, dentro ci sono ancora letti, ci sono brande, ci sono materassi, quindi c'è gente che ci va a vivere perché ci sono gli strumenti per poterlo fare, e dietro l'ordinanza potrà essere finalmente murato l'ingresso. Ricordiamo che è un problema che è di ordine pubblico, perché chi vive nel quartiere è estremamente preoccupato da queste persone. È un problema educativo, perché i bambini che vivono, che frequentano la scuola Corridoni devono capire che nella nostra città non è che si può, che chiunque venga a fare qualunque cosa è ben accetto, ed è soprattutto un problema di ordine sanitario, perché purtroppo le forze dell'ordine già dall'inizio dell'anno sono già stati dentro 3 volte, nell'anno precedente altre 3 volte, quindi insomma anche a loro tutela che dobbiamo assolutamente provvedere, perché non è possibile che delle persone per il loro lavoro debbano poi camminare sulle deiezioni umane, ecco, e in condizioni igieniche assolutamente non accettabili. D'altra parte il sindaco Seri ha annunciato non solo un intervento di sgombero, ma anche un progetto che riguarda la realizzazione di residenze di qualità riservate agli over 65.
Il Vittoria Colonna è pronto ad una nuova vita. Nei giorni scorsi il sindaco Seri e il suo vice Fanesi hanno avuto un incontro per definire il futuro della struttura, nella quale si pensa di realizzare residenze di pregio per la terza età con una serie di servizi collettivi studiati appositamente per gli anziani. Le fasi progettuali sono state avviate, ha riferito il primo cittadino, e dentro giugno tutti i locali verranno bonificati e sigillati, così da evitare accessi abusivi all'interno del complesso. C'è stato presentato un progetto di fattibilità, ha proseguito Seri, ed entro aprile Invimit realizzerà dei rilievi sugli immobili a cui seguirà una successiva verifica di fattibilità tecnica. Quelle che vengono ipotizzate sono residenze moderne, tecnologiche, con elevati standard innovativi e con tutti i comfort sotto il profilo medico rivolti agli over 65. Intanto c'è un'operazione, un'attenzione forte da mesi, dove avete visto anche interventi con una presenza significativa e costante sia della nostra Polizia Municipale, sia delle forze di polizia. Fra l'altro c'è anche una condivisione, quindi è tutto monitorato, anche la cittadinanza con la quale dialoghiamo, dove registriamo anche le osservazioni che ci sono. C'è la massima attenzione, ripeto, ci sono stati i vari interventi, ma oggi stesso fra l'altro ho avuto un incontro con Invimit, con la proprietà. Fra l'altro avevo già fatto delle diffide per alcuni interventi che devono fare, si è concordato una serie di interventi drastici, importanti, anche di sgombero di tutta una serie di materiale che verrà effettuato, ma poi comunicherò in seguito tutti i passaggi che non riguardano soltanto l'immediato, ma riguardano, e questo è un elemento importante, anche alla valorizzazione, dove posso anticipare fra l'altro che ci sono anche già un progetto di fattibilità di livello 1 su quell'immobile. Quindi stiamo facendo passi in avanti, ma vorrei tranquillizzare, facciamo il nostro dovere, siamo sul pezzo come l'abbiamo sempre fatto sulle situazioni di criticità. Anzi, voglio anche ringraziare la polizia, la nostra Polizia Municipale, per il lavoro costante che ha fatto in questi mesi, la polizia, le forze dell'ordine che sono intervenute, con la quale siamo come sempre in contatto e coordiniamo le cose. E di questo argomento ne parleremo anche questa sera nel corso della diretta con il sindaco. Cambiamo argomento. Per i trapianti di organo le Marche superano quota 100. Nel 2022 hanno registrato 105 trapianti di fegato, rene e combinati. Un traguardo storico che premia la generosità dei donatori, 60 marchigiani, 44 da fuori regioni, un vivente, e l'attività del centro regionale trapianti coordinato da Francesca De Pace e istituito nel 2002. Siamo in testa in questa classifica tra tutte le regioni italiane, Toscana compresa, da sempre prima della classe per donatori sulla popolazione, ha dichiarato De Pace. Il risultato dimostra l'enorme sensibilità di marchigiani, ma anche l'altissima professionalità delle nostre rianimazioni e degli specialisti negli ospedali coinvolti in un processo lungo e complesso. A proposito di record per le Marche, è stato sfondato il tetto di 11 milioni di presenze nel 2022 e si guarda con ottimismo al futuro grazie ai nuovi voli per l'estero. La stagione 2022 si è chiusa con segnali più che positivi. 2 milioni 500 mila gli arrivi, oltre 11 mila le presenze, un primato mai registrato neanche prima della pandemia. I numeri della scorsa stagione estiva sono stati illustrati questo pomeriggio allo stand delle Marche alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. E sempre alla Bita si è svolto l'appuntamento con gli chef marchigiani, con una stella Michelin e con i ragazzi delle scuole alberghiere, per promuovere l'enogastronomia e le eccellenze come veicolo di promozione. Alla presentazione dello show cooking, lo stand marchigiano è stato letteralmente preso d'assalto da giornalisti, TV e dai tanti visitatori presenti. All'evento è intervenuto anche il testimonial social della regione Gianmarco Tamberi. Giuseppe Cristini dell'Accademia del Tartufo nel Mondo ha coordinato e introdotto gli chef ed è passato per un saluto pure il sottosegretario Vittorio Sgarbi. Alla manifestazione internazionale del turismo sono state presentate anche le date della prossima edizione del Carnevale di Fano, cioè il 28 gennaio e 4-11 febbraio 2024. Erano presenti questa mattina l'assessore agli eventi Eiten Lucarelli, una delegazione dell'ente carnevalesca e la musica Ravita. La BIT, un'importante vetrina per promuovere la manifestazione più importante.
Presidente della Regione Marche. Siamo qua. Sicuramente un momento promozionale importante, la BIT si attesta a una come delle fiere più importanti del panorama nazionale ed internazionale, sono presenti tutte le regioni, ovviamente essendo proprio nel periodo di carnevale non potevamo oggi che venire qua con il Carnevale di Fano, per cui ente carnevalesca, la musica rabita, festeggiamo insieme a loro i 100 anni e ovviamente abbiamo pensato di fare una promozione vera, di andare nei vari stand e quindi di promuovere, ecco, le date del nostro carnevale e ovviamente il nostro folklore a tutti i tour operator che si trovano. E sono state circa 12.500 le persone che ieri hanno riempito Viale Gramsci per la seconda sfilata dei carri allegorici e delle mascherate. Allora vediamo com'è andata nel servizio riepilogativo che è stato realizzato da Filippo Pucci. Archiviata anche la seconda domenica del Carnevale di Fano, che ha fatto registrare sul percorso di Viale Gramsci ben 12.500 spettatori che, complice il bel tempo e il sole, hanno potuto ammirare le 13 opere allegoriche, assistere al consistente lancio di 60 quintali di dolciumi e la sfilata serale con i carri tutti illuminati. Beh, la prima è sempre la prova generale, beh, la seconda è il debutto ed è stato un debutto fantastico, tutto il viale pienissimo, pieno di colori, di gioia, direi che top. Prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti con la settimana grassa, iniziamo il 16 giovedì grasso con la festa in piazza per i bambini e poi a seguire tutta la settimana una serie di eventi fino ad arrivare a martedì quando bruceremo il pupo e entreremo in quaresima. Presenti sul percorso le squadre della Virtus Volley e del Fano Rugby, mentre sotto l'aspetto musicale è stata Raffi, la cantante, che sta avendo successo dopo aver aperto alcuni concerti dell'ultimo tour di Vasco Rossi e che è stata accompagnata dall'autore Roberto Casini. Tanti turisti, anche da fuori regione, che sono accorsi alla sfilata già dal primo mattino. E da Rimini in quanti siete oggi? Siamo in 9! Mai avete scelto il nostro carnevale? Perché non era il più bello, era il più bello! È la prima volta che venite? Sì! Siete rimasti soddisfatti, immagino? Molto! Il prossimo anno vi rivedremo qua? Sì! Sì. Esatto, assolutamente sì! Adesso assisterete anche al getto, quindi prenderete delle caramelle? Sì, le abbiamo prese! Allora, lei da dove viene? Noi veniamo da Lanciano, provincia di Chieti. E come mai avete scelto il Carnevale di Fano quest'anno? Per fare una cosa diversa, ne abbiamo sentito parlare, siamo venuti di persona a constatare. E siete rimasti? Soddisfatti, abbastanza. Siete arrivati stamattina? Siamo arrivati stamattina, sì. Avete già preso qualche caramella? Sì, sì, pochi ma li abbiamo presi. Allora vi state divertendo, buon divertimento. Grazie a voi. E direttamente da Porto Sant'Elpidio abbiamo il club dei cenatori oggi. Siamo venuti qui a partecipare a questa festa per portare il nostro carico di allegria e di energia al carnevale, ma anche per farci caricare noi. Ci stiamo divertendo e questo è importante. E direttamente da Riccione è arrivato anche un cardinale oggi al Carnevale di Fano. Sì, sì, da Riccione. Fano è molto, molto bello, i carri sono molto belli, le caramelle. Ci divertiamo. Ci eravate mai stati? Sì, sì, prima del Covid, che c'è stata tutta la cosa, è sempre bello qua. Ma i tuoi amici non sono vestiti allo stesso tema? Ma sono timidi, non si vogliono vestire. Faccio il patacone, faccio io. Ad aprire la sfilata, come sempre, le cariche istituzionali. Oltre al presidente e al vicepresidente dell'ente carnevalesca, presenti il sindaco di Fano Massimo Seri e il prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco, insieme alla maschera ufficiale dell'evento, il Vulone. Buon carnevale a tutti! Beh, direi si è aperta nel migliore dei modi, con tantissima gente, nonostante la prima giornata fosse stata già una giornata con tantissimo pubblico, poi con questo bel sole aiuta, ma oggi devo dire ci sono tante più maschere, più colori e quindi è il cuore del carnevale, la partecipazione e la maschera, quindi veramente una bella giornata, un grazie a tutti e vive il Carnevale di Fano.
abbiamo organizzato in sede di comitato la presenza, diciamo, di tutte le forze di soccorso e di intervento. Ringraziare veramente l'amministrazione comunale di Fano perché sono bravissimi nell'organizzazione. Sono rimasta piacevolmente sorpresa, c'è il controllo praticamente di tutte le strade di accesso. Quindi spero sia una giornata di divertimento in sicurezza. E proprio sul fronte della sicurezza, anche questa domenica tutto è andato per il meglio, grazie ai tanti uomini e le tante donne dislocati su tutto il percorso. Siamo oltre 200, più le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardie finanza, vigili del fuoco. Tra i volontari della carnevalesca, i volontari della PJ, noi siamo circa 80 più quelli di stamattina, un totale di 200 persone. Invece il centro storico di Fano sabato sera ha ospitato la seconda edizione della Notte dei Colori con i carri di seconda categoria e DJ set. C'era per noi Cristiana Guerra. È tornata dopo 3 anni di pausa ed ha conquistato tutti. Si tratta della seconda edizione della notte più colorata del periodo carnevalesco, che integra le sfilate dei carri allegorici nelle domeniche pomeriggio, la Notte dei Colori. Sabato sera il centro storico si è illuminato e trasformato in una festa a cielo aperto per il passaggio di 2 carri di seconda categoria che hanno sfilato da Piazza Costanzi a Piazza 20 Settembre. Nonostante il freddo, un desiderio di tornare alla normalità. Un evento all'insegna del divertimento, dell'allegria e degli abbracci che hanno caratterizzato la serata vissuta dal pubblico presente. Tutti insieme avete una scritta qua, abbracci gratis. Facciamo gratuitamente. È un movimento che nasce in Australia nel 2004, che noi abbiamo abbracciato in tutti i sensi, quindi è nata a Fano nel 2018, siamo il gruppo piccolo, noi siamo una ventina e abbiamo partecipato a tutti i carnevali, facciamo un po' degli eventi durante gli abbracci e abbracciamo le persone. Quindi sarete stasera, dispenserete abbracci? Dispenseremo abbracci a tutti quelli che li vogliono e noi accogliamo e riempiamo i cuori. E dopo 2 anni di fermo anche la maschera per eccellenza del carnevale, il Voulon, ritorna a questa serata alla Notte dei Colori. Innanzitutto in questi 2 anni la maschera è diventata ufficiale a livello di Arlecchino, Pulcinella, giusto per fare capire. Non siamo stati fermi, fortunatamente, che abbiamo girato l'Italia, Novara, Verona, Acireale, Putignano. E la maschera ha portato Fano sempre con onore, perché dove arrivavamo noi arrivava il Voulon, arrivava Fano Carnevale, quindi anche per la città è stata una bella pubblicità. Ma che caratteristiche bisogna avere per indossare questa maschera? Che caratteristiche? Tanta esuberanza, molta fantasia, un amore spassionato per la cioccolata, spassionato. E poi soprattutto un grado di bulonaggine non altissimo, perché sennò il costume ti rigetta, se è troppo bulone il costume dice gira con i vestiti tuoi, invece il costume fa tutt'uno con il personaggio e quindi puoi fare il bulon. Dai carri, accompagnati dall'immancabile musica arabita, che è parte integrante e fondamentale delle manifestazioni carnevalesche, il tradizionale lancio dei dolciumi, punto di forza del carnevale fanese. Ma quanto vi divertite a tirare queste caramelle? Soprattutto ballare! Ballate anche, giusto, anche per riscaldarvi un po'. Anche molto. È veramente freddo, però ballando ci si riscalda. Avete partecipato non solo a Fano, ma siete stati protagonisti anche in altre città d'Italia. Sì, non solo in Italia. Per dire, adesso la settimana dopo il carnevale di Fano, dal 24 al 26 saremo a Vianne de Bain, praticamente un carnevale francese. La città dell'acqua, una bellissima città che per la quarta, quinta volta ci ospita al suo carnevale. Le note della musica arabita, possiamo dirlo, rallegrano i cuori di tutti. Grazie, grazie. A noi ci fa piacere quando vediamo gli occhi che brillano mentre passiamo, la gente che ci festeggia, che ci gratifica, insomma, questa cosa molto. Una volta raggiunta la piazza centrale, la musica ha continuato ad animare l'intera serata. Stasera si balla! Stasera si balla, aspettiamo che la piazza si riempa, quindi balliamo fino a tarda notte, adesso arriva Dario Rossi e dai, una serata, una notturna di carnevale! Ci
Ci fermiamo per una breve pausa in attesa dell'arrivo del sindaco di Fano Massimo Seri, ospite a Primo Cittadino. Adesso le previsioni del tempo e poi torniamo in diretta. A tra poco.